base della torta ho deciso di usare dei biscotti sbriciolati con l'aggiunta del burro, ma puoi scegliere anche di preparare una marchise al cioccolato. Sul canale trovi tante idee che possono ispirarti. In questo modo però i tempi si dimezzano ed il dolce è più veloce da preparare. Inoltre trovo che sia un buon modo per utilizzare dei biscotti che non sono più fragranti. Per quanto riguarda lo stampo, io ne ho scelto uno da 20 cm a forma di cuore, ma va benissimo anche uno a cerchio delle stesse dimensioni o da 24 cm se vuoi fare tre mousse al cioccolato al posto di due. Dopo che avrai compattato la base di biscotti, falla consolidare in frigorifero per mezz'ora. Intanto dedicati alla mousse al cioccolato fondente. Per prima cosa metti in acqua fredda i fogli di colla di pesce e lasciali in ammollo per 10 minuti. Dopodiché strizzali ed inseriscili nel latte. Accendi il fuoco e fai sciogliere la gelatina. E poi fai la stessa cosa con il cioccolato. A questo punto monta la panna liquida, che mi raccomando non deve essere zuccherata. E prima di incorporarla al latte e cioccolato, assicurati che quest'ultimo non sia caldo, altrimenti andrebbe a sciogliere la panna. A questo punto puoi incorporarla con movimenti dal basso verso l'alto per non farla smontare. Versa sulla base e fai consolidare in frigorifero e se vuoi per qualche minuto in freezer. Questo passaggio è fondamentale per la buona riuscita del dolce. Stesso identico procedimento anche per la mousse al cioccolato bianco. In pratica cambia solo il tipo di cioccolato. Come stai vedendo dal video, la mousse al cioccolato è ben soda, altrimenti non avrei potuto versare quella al cioccolato bianco. Prima di fare questo passaggio, puoi toccare la mousse con un dito. Se non si attacca, puoi procedere. Puoi anche provare a muovere la tortiera e se la mousse non si muove, sei pronta per proseguire nella ricetta. Adesso non ti resta che far consolidare il tutto in frigorifero per qualche ora.